Buonasera Luca Lombroso, sei atterrato qui in Sardegna, il clima che ti aspettava era quello che tu ritenevi in qualche modo sardo in pieno? Direi di sì, anche il clima meteorologico è quello che ci si aspettava, aria un po' frizzante ma con odore e sapore di mare e con odore e sapore di comunità, direi. La Sardegna che soffre di un po' come tutto il mondo, di un cambiamento climatico che è figlio anche probabilmente del sociale, del comportamento dell'umanità e quindi del comportamento anche del sardo. Come vedi il sardo nell'approccio a questo cambio climatico? La politica di approccio a questa tematica? Beh, senz'altro qui a Shiravindi troviamo tutti i segni che sono necessari di questo cambiamento, che è un cambiamento epocale verso un rinnovamento sia dal punto di vista energetico che sociale. Poi è chiaro che i cambiamenti climatici sono un problema che è globale e che richiedono anche, è vero, pensare globale e agire locale, ma richiedono inevitabilmente anche delle azioni globali, perché le esternalità del nostro comportamento possono causare dei danni irreparabili nell'altro capo del mondo, o viceversa noi possiamo subire le conseguenze di quelli che sono dei comportamenti o delle scelte di modello di sviluppo che fanno anche in altre parti del mondo. È per questo che dopo di Cagliari, appena rientrerò a Modena dopo una settimana un po' di fragolette tranquillità di vita quotidiana, di routine, mi recherò a Parigi, ahimè in aereo, mi sarebbe piaciuto andare a piedi seguendo i pellegrini che sono passati anche da Modena, sono andati da Roma a Parigi a piedi, People Pilgrimage, proprio per raccogliere le comunità, però ci andrò appunto in aereo a seguire questo vertice delle Nazioni Unite sul clima e di cercare di capire quali saranno gli scenari che ci porteremo davanti, perché è inutile nasconderlo, noi possiamo essere bravi finché vogliamo, ma se tutto attorno continua come continua fino adesso, le cose che faccio vedere oggi nella mia conferenza, per esempio riguardanti l'innalzamento del mare in Sardegna, a quel punto lì ci si può poi solo adattare, perché il giocattolo è rotto? Il giocattolo è danneggiato, è molto danneggiato, e quindi dobbiamo cercare di giocare con un gioco danneggiato. Possiamo dire che invece che aspettarsi risposte dalla politica o da un organo supremo, nella quotidianità di tutti i giorni ci si deve applicare per evitare che ci siano dei condizionamenti. Possiamo raccontare in due parole come ognuno di noi nel quotidiano può in qualche modo agire affinché l'inquinamento climatico non venga esasperato? Io ho individuato 4-5 macro settori su cui la nostra vita può agire per limitare i cambiamenti climatici ma migliorare anche la nostra qualità di vita, tenendoci a mente che più che individuali dovrebbero essere comunitari, perché non è abbastanza, cioè quello che fa il singolo, mi spiace dirlo, ma non sarà mai assolutamente sufficiente, quindi ci vuole anche qualche cosa di più. Il potente d'altra parte non lo farà mai, non lo farà tardi in modo sufficiente, c'è quella via di mezzo, diciamo così, comunitaria. In ogni caso ci sono 4-5 diciamo settori in cui possiamo indirizzarci, e come riscaldiamo casa, come produciamo o da dove viene l'energia che consumiamo in casa, l'elettricità, come ci muoviamo, quanti rifiuti produciamo e come li buttiamo via, ma soprattutto quanti, anche se li differenziamo, e soprattutto nel totale direi che quello che è molto importante, come mangiamo, da dove proviene il cibo in cui mangiamo. Fondamentale anche perché è vero che noi siamo quello che mangiamo. Questo è vero anche per la salute. La cosa che comunque gioca a nostro vantaggio è che un'alimentazione sana, sostenibile, è sana e sostenibile anche per la salute, non solo per l'ambiente. Luca, nel tuo frequentare la Sardegna avrei respirato un senso di comunità che magari è differente da quello di tutta Italia. Per certi versi, che differenza hai visto nel nostro vivere sociale?
Diciamo che non ho avuto ancora il gran tempo e cercherò di farlo, di rivederlo maggiormente anche più dal vivo, ma senz'altro vedendo qua da dentro questa rete che avete fatto, il fatto che ieri sera nel ristorante Enoteca dove ho cenato accettavano anche questa moneta locale, il Sardex, è un segno che te la dice lunga, ti fa vedere che c'è questa cercare anche di creare un'economia locale circolare, non solo circolare ma anche locale. Sardex che tra l'altro ha avuto l'opportunità di esprimere il proprio concetto nella penisola e probabilmente già da 2 o 3 anni ci sono delle altre monete complementari. Nel Lazio c'è l'Iberex, in Piemonte c'è un'altra moneta, insomma risponde a un senso di comunità che ci salverà, possiamo dire così? Ci salverà o comunque vi aiuterà a cavarvela meglio, cioè la famosa parola chiave è resilienza. Grazie Luca, ti ringraziamo, ti lasciamo a Shirarindi e alla tua conferenza. Shirarindi vuol dire svegliatevi, giusto? Ho letto bene? Sì, in campinanese, perché tu non sai, abbiamo declinazioni varie, per dire in nuorese si dice ischiratiche. Posso dirlo in modenese? Come no? Desdev. E allora desdev a tutti quanti, va? Desdet. Prova a dire Shirarindi. Shirarindi. Ale, Shirarindi, allora svegliamoci, grazie Luca. Grazie.